Perché Artelle Corti? Intanto siamo in questa bellissima città, in via Carlo Alberto, di fronte a un bellissimo salotto verde, il giardino di Palazzo Cisterna. Artelle Corti nasce grazie a due valenze che sono di questa città. La prima, questi bellissimi palazzi barocchi e non solo, un centro storico meraviglioso. E la seconda valenza, Torino, città dell'arte, culla dell'arte, riconosciuto a livello internazionale. Bene, è nata questa idea di mettere insieme, far dialogare queste due realtà, cioè le corti dei palazzi della città storica di Torino con l'arte contemporanea. Questo ha permesso, anzi, è nato grazie a questo un'onda che si è diciamo diffusa nel tutto il centro storico, coinvolgendo 9 palazzi e 2 grandi giardini, 2 bellissimi giardini. Siamo nel Palazzo Birago di Borgaro, una bellezza architettonica dell'architetto Juvarra, a dialogare con l'arte contemporanea. Come potete vedere, qui ha potuto intervenire Enrica Borghi con queste meduse, così ha voluto chiamarle, che sono questi segni, no? queste che poi sono particolari oltretutto. Il particolare è il lavoro che ha effettuato, perché con anche il riciclaggio del materiale, perché queste sono bottiglie di plastica che ha avuto l'idea di mettere insieme e di nel laboratorio studiare delle forme che oggi qui si traducono appunto con queste meduse, che giocano come dei festoni, con allegria sia di colore e sia di movimento nello spazio, con questo ritmato, questa bellezza che noi vediamo all'interno, specialmente dell'atrio di questo suntuoso palazzo della Juvarra. Un altro esempio di arte alle corti. E troviamo l'opera di Botto e Bruno qui, che dialoga con questo meraviglioso palazzo. È un dialogo, subito può sembrare difficile, ma invece è tipico il portare qui la periferia all'interno di questo meraviglioso palazzo, di questo disegnato, di questo direi palazzo non solo aulico, ma che è stato sede del Parlamento subalpino, della città capitale, e quindi portare le periferie, cioè l'esempio di un degrado, a dialogare con questo ornato, con questa bellezza, fa pensare tutti il perché è qui quest'opera, che è nata appositamente, e voi potete notare all'interno di questo volume cilindrico alto 5 metri, di circa 10 metri di diametro, c'è una palina della fermata del pullman. Ebbene, è l'ultima fermata, così è chiamato, perché non arriverà mai il pullman. Il progetto Arte alle Corti prevede anche il coinvolgimento di aree nuove. Quest'anno ci troviamo qui nella Piazzetta Reale, antistante il bellissimo Palazzo Reale, e qui possiamo notare questa mandria di bufale dell'artista Rivalta di Bologna, che accolgono il pubblico, ma direi quasi che è una mandria che arriva dal Palazzo Reale e va verso Palazzo Madama. All'interno del Palazzo Reale avremo nuove sorprese molto interessanti. Abbiamo 3 presenze artistiche, 3 grandi artisti. Alle mie spalle Ramos di Milano, questa bellissima opera astratta, no? che gioca con il cielo, il verde delle aiuole, quindi entra a far parte del disegno di questo bellissimo giardino. Poi abbiamo
un nido dorato della Banfo, e nel boschetto di fronte invece a me troviamo due orsi bellissimi di Rivalta. Bene, queste presenze hanno un loro valore aggiunto a, queste, a questo bellissimo scenario naturale in pieno centro storico della città.